di come scegliere le scuole superiori, di quello che io farei al giorno d'oggi, potessi e volessi tornare indietro, cosa che ovviamente non si può fare. Prima di iniziare, iscriviti al canale, lascia un commentino qui sotto, mi dispiace, ho mal di gola. Iniziamo subito con questo video. Sicuramente una di quelle cose che farei è quella di focalizzarmi più su quello che voglio fare io, piuttosto che su quello che vogliono fare i miei amici o sui giudizi che mi arrivano da professori o genitori. Quindi sicuramente una cosa che farei è mettermi a tavolino cercando di capire quali sono i miei obiettivi per il futuro. Si tratta davvero di una cosa seria, in quanto è vero che poi esistono anche le università, però è anche vero che è importante capire, secondo me, fin da giovani, fin da piccolini, quali sono le nostre ambizioni. Parlo di ambizioni come stile di vita, ambizioni lavorative e ovviamente monetarie, perché possiamo voler ambire ad avere un certo stile di vita, guadagnare certi soldi, impegnare la nostra giornata in ovviamente passioni e quindi rendere la nostra giornata piacevole e non rendere la nostra giornata una giornata noiosa, piena di cose che non ci piacciono fare o di lavori che non ci rispettano. Non vuol dire che noi dobbiamo pretendere fin da subito, quando usciremo poi dalle scuole, di fare il lavoro ambizioso, ma si parte ovviamente da zero nella maggior parte dei casi e si cerca di fare una gavetta o comunque di darsi da fare per mantenersi. In qualche modo cercare di studiare per imparare delle cose che ci porteranno ad avere la vita dei nostri sogni, o perlomeno la vita che abbiamo sempre desiderato, sicuramente ci spronerà anche a studiare, perché ovviamente se io poi voglio fare una mansione, cercherò di andare in una scuola che mi insegni ad essere la migliore o comunque ad essere una buona persona in quella mansione, per poi ovviamente fare carriera, fare anche soldi, parliamo anche di questo, ma anche avere lo stile di vita che mi rispecchia e fare durante la giornata quello che mi piace. Dicevo prima di non ascoltare i giudizi, magari qualche professore ha una brutta opinione di noi e quindi ci sconsiglierà magari di fare alcune tipologie di scuole non ritenendoci in grado di farle. Credo che, a parte in casi specifici, se una persona vuole, riesce ad ottenere quello che vuole. Se io voglio diventare una persona, se io voglio studiare una cosa, ho 24 ore di tempo tutti i giorni per mettermi lì, studiare, imparare, riuscirci, quindi nessuno me lo può impedire. Sicuramente magari ci metterò un pochino più degli altri a capire, però comunque una persona che impegnandosi non raggiunge il proprio obiettivo magari esiste, però non è detto che dobbiamo essere per forza noi, insomma. Cioè, se io sono motivata a fare una cosa, a studiare in questo caso per fare poi un lavoro, a studiare qualcosa che ritengo che mi piaccia, dov'è il problema? Provo, al massimo cambierò scuola se proprio sarò così negata, ma conosco molti miei amici che alle medie andavano benissimo e che alle superiori erano un vero disastro e spesso erano proprio i cocchi di alcuni professori, e conosco persone che venivano additate come cretine stupide che non avrebbero mai combinato nulla, sono diventati bravissimi studenti e hanno fatto carriera. Quindi in realtà sì, teniamo magari conto quali sono i nostri limiti secondo le persone, ma solo per migliorarli e batterli, non per limitarci realmente. Che cosa non ha funzionato magari alle medie può essere solo un aiuto per riuscire poi a superare quell'ostacolo e magari fare davvero quello che ci piace. Quindi sicuramente non starei troppo a focalizzarmi sui giudizi degli altri, se non portandoli a mio vantaggio, ovvero questa persona dice che perché io sono troppo dispersivo e non mi impegno abbastanza, e pazienza, vorrà dire che mi impegnerò e sarò attento alle ore di studio che andrò a fare poi, quindi magari cercherò di tenermi libero per studiare. Provare non costa nulla. Sicuramente una cosa che farei è cercare di capire quali sono le scuole che mi possono interessare, non avendo paura di spostarmi un pochino dalla mia zona di comfort, che è un raggio vicino casa mia di tot chilometri, quindi se anche le mie possibilità economiche, perché spostarsi poi costa, però comunque cercare di capire cosa mi piacerebbe fare, quindi stilare anche un elenco di scuole e visitarle che sono nella mia zona. Mi permetto anche di dire
che non esistono scuole più facili di altre, una scuola con materie che ci piacciono e soprattutto una scuola che porterà poi a svolgere la mansione dei nostri sogni o le mansioni che pensiamo possano essere più adatte a noi, sicuramente ci verranno più semplici da studiare quelle materie. Ci verranno più semplici da studiare quelle materie rispetto a materie che troviamo inutili, non ci sembrano utili a quello che sarà il nostro percorso di vita. Tutto è utile, quindi non è che sto dicendo che ci sono materie di serie A e materie di serie B, però comunque sicuramente una scuola più affine a noi, che quindi ci motiverà poi ad essere le persone che vogliamo essere, ci aiuterà anche in questo, a studiare, a superare magari quei momenti dell'anno difficili e stressanti, ci aiuterà comunque a sentire che il nostro tempo è impiegato in qualcosa di utile per noi. Non sentitevi in dovere di fare delle scuole solo perché, per detto comune, sono più facili o meno facili di altre, o sono più rinomate come titolo o no. Va della scuola che secondo voi può portarvi realmente un futuro e che vi piacerà e vi porterà nella direzione che voi poi volete prendere. È anche, secondo me, importante capire come sarà strutturato questo periodo di studio, quindi quanti anni dovrete fare, quanti anni avrete quando finirete la scuola, nel limite del possibile senza bocciature. Esistono per esempio i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali. Per esempio gli istituti professionali sono orientati proprio al lavoro. Di solito ci sono alcune scuole come i licei dove poi diciamo che in qualche modo si dà un pochino per scontato che poi ci sarà un'università, poi non è detto sempre così. E invece ci sono delle altre scuole che già una volta finite ti danno l'opportunità di entrare subito nel mondo del lavoro e una strada specifica di dove andare. Ci sono scuole che insegnano mansioni specifiche e quindi poi sarà più facile iniziare a lavorare perché hai studiato per fare una determinata cosa, mentre ci sono poi dei licei, per esempio, dove si presume che tu poi debba in qualche modo proseguire col tuo percorso di studio. E di solito gli istituti professionali sono un 2 più 3, quindi un biennio e poi un triennio dove ci sono le materie più specifiche, poi ci sono gli istituti tecnici che di solito sono quelli di economia o quelli tecnologici, dove c'è un percorso di studio di 5 anni, ambito dei licei. Quindi cosa fare? Una volta individuati quali sono le scuole vicino a casa mia o comunque che possono in qualche modo essere nel mio raggio, sicuramente capire quali sono i miei interessi, quindi cosa mi piace fare durante la giornata e quali saranno i miei interessi, cioè cercare di capire se la mansione che poi andrò a fare, che se sarò anche brava magari andrò a fare fino alla pensione, sarà una mansione che mi piace. Cioè, da qui ai miei 67 anni mi vedo fare questo tipo di lavoro e mi potrà annoiare o mi potrei spezzare la schiena o potrei sentirmi comunque triste o preferirei fare di meglio? Oppure, per come sono fatta io, ok? Ho 5 anni di studio davanti, però se faccio un liceo poi dovrei andare avanti per forza, nella maggior parte dei casi. Avrò voglia tra 5 anni di studiare oppure sarò stremata e preferirei a 18 anni, 19 anni andare a lavorare e vivermi la mia vita senza dover continuamente studiare? Dipende innanzitutto se quello che mi piacerebbe fare necessita poi di un'università, perché non è detto, e poi dipende anche dalla mia voglia di studiare, anche brutto da dire, se poi la mia famiglia avrà il budget da destinare alla mia università, perché altrimenti vorrebbe dire che io dovrei anche essere in grado di studiare e anche di lavorare, e quindi potrebbe non essere la soluzione più adatta a me. Io le sto dicendo tutte, non sto dicendo che sia sbagliato, io stimo tantissimo le persone che studiano e lavorano, o le persone che vanno subito a lavorare, o le persone che hanno studiato e hanno fatto l'università, non sto giudicando nessuno, dico solo che ognuno dovrebbe guardare qual è poi la propria ambizione e la propria voglia anche di studiare. Sicuramente un'altra cosa che guarderei è anche se magari posso continuare un'attività di famiglia che potrebbe piacermi oppure no. Non devo, secondo me, sentirmi obbligata a continuare un'attività di famiglia che non mi piace, però se è un'attività di famiglia che magari va avanti da generazioni, è sopravvissuta delle crisi e che comunque ho vissuto fin da piccola, quindi comunque mi sentirei molto a casa e molto soddisfatta a portare avanti, a andare in un'azienda di famiglia consolidata che ha superato delle crisi nel tempo e lavorare in maniera serena e sicura senza dover cercare
guadagnandomi la pagnotta ma senza dover attivarmi in varie attività nuove che magari poi fallirebbero o che non andrebbero in porto, ecco. Non farti influenzare dagli amici, perché spesso una persona magari dice: io voglio andare dove va la mia migliore amica, il mio migliore amico, il mio fidanzato. Poi però magari vi lasciate, litigate e comunque magari avete ambizioni totalmente diverse. Le vere amicizie vanno avanti anche se non si frequenta la stessa scuola. Questo lo posso assicurare. Anzi, magari alcune amicizie erano un pochino fake, ma lo erano perché per comodità, perché si andava a scuola insieme. Quindi non deve avere paura di cambiare e incontrare persone nuove. Niente, questo è tutto.